Buon pomeriggio e benvenuti all'edizione Flash del nostro TG che apriamo con la cronaca. In osservanza delle norme sulla sicurezza e impiego di lavoratori in nero, 6 denunce e multe per complessivi 38.000 euro e il bilancio di una serie di controlli in due cantieri edili in Casentino. Nel primo cantiere controllato dai carabinieri forestali con i colleghi della stazione sono state trovate pesanti lacune per la sicurezza nel luogo di lavoro. A questo proposito i carabinieri hanno denunciato 4 persone, tra cui i titolari di 2 società, le quali è stata sospesa l'attività imprenditoriale. Elevate multe per 25.000 euro. Nella seconda verifica, avvenuta ieri mattina, sono stati denunciati per presunte responsabilità l'amministratore unico di una società di costruzione per non avere osservato le norme sulla sicurezza e un secondo imprenditore raggiunto da un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per l'impiego di lavoro irregolare. In questo caso elevate multe per 13.000 euro. È comparsa la neve, il meteo d'altronde lo aveva anticipato nelle previsioni dei giorni scorsi, vediamo. Siamo a primavera, ma tutto intorno ci parla dell'inverno. Non si segnalano particolari difficoltà nella circolazione stradale, anche se è necessaria la dotazione delle catene a bordo, come prevede fra l'altro la normativa. Fino alla tarda mattinata sui passi appenninici si transitava regolarmente. Certo è che questo colpo di coda dell'inverno, unito al repentino abbassamento delle temperature, è stato palese. La raccomandazione per coloro che si mettono in queste ore sulle strade è quella di prestare attenzione, in particolare in quei tratti più esposti al rischio delle precipitazioni nevose. Ecco, queste immagini sono state riprese in Val di Chiana. La raccomandazione alla prudenza viene dalla Polizia Stradale che monitora attentamente la situazione. Antiquaria, il maltempo ha scoraggiato alcuni espositori, circa una ventina non hanno partecipato a questa edizione. La paura del maltempo, legittima in verità, ha condizionato non poco la fiera antiquaria anche alla vigilia. Le previsioni meteo non favorevoli hanno indotto un buon numero di espositori a disertare questa edizione. Mancano all'appello una ventina di operatori. Questo ha determinato alcuni vuoti negli spazi espositivi e d'altronde non poteva essere altrimenti. Le prenotazioni alberghiere hanno raggiunto la cifra del 64%. Non vi è dunque il top, il dato rimane di medio livello. C'è da pensare che non potesse essere molto migliore di questo. Per le strade del centro la folla passeggia. La qualità della merce esposta resta di buon livello e rimane comunque la possibilità di portare a termine qualche buon affare. D'altronde la fiera è questa. Sarà comunque necessario vedere l'evoluzione del tempo per avere un dato più preciso di questa edizione. C'è stato anche un piccolo contrattempo. Durante la notte sono caduti alcuni frammenti dal cornicione della Pieve. Via Seteria è stata transennata in parte. Attimi di inquietudine poi risolti. Lo stiamo vedendo in queste immagini. Insomma, nonostante sia primavera, l'inverno ha voluto dare il colpo di coda e tutti sperano che il meteo migliori. Su iniziativa dell'Università dell'Oklahoma di Arezzo, la città ospita il Big Event 2022. È un evento popolare sostenuto dal Comune di Arezzo e svolto insieme all'Associazione Muro di Roma e dedicato all'arte. Non è la Galleria dell'Autostrada del Sole, la nuova Galleria Santa Lucia, più semplicemente è il sottopassaggio che collega via Guadagnoli al Parco Pertini, ma anche questo è oggetto di lavori. Un big event particolare, Bianchi. Sì, un big event molto particolare perché quest'anno insieme al Comune e all'Associazione Muro, che è un'associazione di street art famosa a livello nazionale, abbiamo deciso di trasformare questo sottopassaggio in una vera e propria galleria d'arte, quindi con l'aiuto dei nostri studenti e di tutti i volontari che ci stanno dando una mano questa mattina, e siamo davvero in tanti perché siamo oltre 100 persone, restituiremo alla città qualcosa di assolutamente differente. Assessore, si spera che queste opere diventino definitive? Beh, saranno sicuramente definitive, tra l'altro una partecipazione oltre le aspettative perché avevamo 70 magliette, quindi 100 persone, quindi più della media anche degli altri eventi fatti in questa maniera. È un bellissimo esempio anche di integrazione, studenti italiani, studenti americani, volontari aretini che sono uniti insieme per creare questa che è un'opera d'arte muraria, e come assessore delle politiche giovanili sono contento che tutti questi giovani oggi sono qua non ad imbrattare ma a dipingere, a valorizzare questo sottopassaggio. Quindi, assessore, in fondo il volontariato per la riqualificazione urbana.
Assolutamente sì, finalmente il cantiere è operativo al 100%, come vediamo bene i ragazzi stanno lavorando, sta andando avanti quella che è l'opera d'arte della street art appunto, e come possiamo vedere iniziamo a vedere anche questa anamorfosi e quindi questa tecnica che entra dentro il tunnel e si rende poi dopo questa immagine che rappresenta appunto la ciostra del Saracino, quindi finalmente riusciremo a vedere anche quella che è la conclusione e la bellezza di questo tunnel. Adesso la sanità non si nasconde, il direttore generale D'Urso e ammette che sul personale serviranno rinforzi, non solo in caso di nuove ondate del Covid, ma anche per fare lavorare case e ospedali di comunità. Direttore, è finito lo stato di emergenza? Il Covid se n'è andato via? No, il Covid purtroppo non è andato via con la fine dello stato di emergenza. La gestione del Covid deve rientrare all'interno delle attività ordinarie assicurate dall'azienda unità sanitaria locale. È chiaro che però non è cambiato molto per noi, ma non è cambiato neanche per le persone che è auspicabile continuino a usare le precauzioni che abbiamo seguito in questi mesi e che in qualche modo per la provincia d'Arezzo ci hanno consentito di poter proseguire, sia pure con molte prescrizioni, le normali attività. Sicuramente all'ospedale rimarranno alcune precauzioni per l'ingresso? Allora, fino al 1° di maggio sicuramente, perché lo prevede il decreto ministeriale. Dopo il 1° di maggio staremo a vedere quali sono le regole che ci verranno da questo gruppo interforze Ministero della Salute e Ministero della Difesa. Il sistema secondo lei è pronto a reggere ad una ondata che potrebbe anche essere importante? Il sistema è pronto sotto il profilo dell'intelligenza e della forza organizzativa, non lo è sicuramente per le risorse, perché con il decreto alcune risorse sono andate via e quindi nel caso in cui dovessimo fronteggiare un'ulteriore ondata sarà necessario aumentare la flotta dei professionisti dell'azienda ASL Toscana Sud-Est. Case di comunità, ospedali di comunità saranno realizzate sicuramente come strutture, ma mancherà il personale? Ancora a tutt'oggi le aziende possono assumere all'interno di un budget che è quello del 2004 meno 1,4. Se questo è lo standard che resta, è inevitabile che queste strutture resteranno poco abitate. Mi auguro che il capitolo delle risorse economiche, ma anche di risorse di personale, sia all'ordine del giorno del governo. La presidente della provincia, Silvia Chiassai, replica alle critiche che il PD le ha rivolto in queste ore per il progetto legato a Ponte Buriano. Torniamo a parlare di Ponte Buriano, intanto li ha trovati questi 14 milioni? Li sto ancora cercando, visto che l'ex ministro della coesione del PD ha pensato bene di toglierli perché ha ritenuto Ponte Buriano non un'opera strategica, quindi mi sto adoperando nuovamente perché un ministro più lungimirante oppure la regione con i fondi FSC possa appunto finalmente dare quei fondi che servono per completare un'opera importantissima, un'opera che si chiedeva, che i cittadini e le aziende chiedevano da tanti anni e che era stata completamente ignorata. Senta, ma nei giorni scorsi insomma, il PD e l'opposizione non sono state teneri di fronte al progetto che è stato presentato prima. Io capisco che al PD dia molto fastidio che per la prima volta il centrodestra conquista la provincia e in neanche 3 anni con la pandemia, con il cambio di 3 governi, riesce a mettere mano ad una criticità importante di un ponte del 1002, gemello di Ponte Vecchio, che era stato completamente trascurato da 70 anni di governo PD. Siccome la media degli anni per fare ponti la provincia ce l'ha messi 15, io capisco che se in un mandato si risolve un problema di questo tipo al PD dia fastidio, ma bisognerebbe che cominciasse a pensare all'interesse del territorio, perché mi sembra che la priorità sia questa, o almeno è la nostra. È stato il primo problema che ho affrontato appena mi sono insediata. Io ricordo nel 2018 il ponte era chiuso e c'erano le famiglie, le aziende in ginocchio, dovevano fare 40 minuti di strada per percorrere la strada alternativa al ponte. Abbiamo risolto la problematica, ci siamo dati da fare e pur avendo diciamo non santi in paradiso, perché siamo politicamente soli, abbiamo trovato i primi finanziamenti, avevamo trovato tutto, però poi le scelte politiche a volte prevalgono sul buon senso e sul rispetto dei territori. In prossimità dell'avvio della stagione turistica, Castiglion Fiorentino lancia una welcome box con le eccellenze enogastronomiche del territorio.
Una cartolina di Castiglion Fiorentino da far assaporare, rendendo ancor più piacevole il ricordo del soggiorno nella città del Palio dei Rioni. È l'idea che sta alla base della Welcome Box, una confezione che contiene due eccellenze della produzione enogastronomica locale e che vuol consentire di accompagnare turisti e visitatori nel loro viaggio di ritorno con un ricordo concreto dei prodotti tipici. La distribuzione della Welcome Box è a cura della Proloco Castiglionese. Abbiamo pensato anche con la collaborazione della Proloco e dell'ente Serri Story di poter realizzare questo Welcome Box, questo kit che raccoglie semplicemente due bottiglie di olio e di vino, due prodotti del nostro territorio, due prodotti rigorosamente di Castiglion Fiorentino che possono rappresentare un ottimo biglietto da visita della nostra città da gustare nelle tavole. C'è tanto ancora da poter investire sull'olio, con Castiglion Fiorentino c'è un legame direi più che consolidato. Siamo Città dell'Olio, sono il coordinatore regionale di questa associazione che conta 50 comuni toscani, oltre 400 comuni italiani, ma tra olio e vino credo che abbiamo sicuramente nelle nostre tavole l'opportunità di promuovere prodotti del territorio, prodotti rigorosamente locali, prodotti italiani, prodotti di altissima qualità. Nella consueta rubrica della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, oggi vengono fornite maggiori informazioni sul servizio di mediazione dell'ente camerale. Presso la Camera di Commercio di Arezzo Siena opera l'organismo di conciliazione delle controversie civili e commerciali. L'organismo, che è accreditato dal Ministero della Giustizia, offre la possibilità di evitare un contenzioso giudiziario, risolvendo in tempi rapidi e con costi contenuti eventuali controversie insorte in materia civilistica. Per quanto riguarda le materie, ricordiamo anche la possibilità di ricorrere per la composizione di controversie nel settore energetico, quindi sui costi dell'energia elettrica e anche in materia di telecomunicazioni. È possibile contattare il servizio di regolazione del mercato della Camera di Commercio per avere maggiori informazioni e soprattutto conoscere le modalità operative per ricorrere a questo organismo. Bene, questa sera subito dopo il TG delle 20.30 potrete assistere a 9.10, oggi a cura di Stefanella Baglioni. Farà seguito la 12ª e ultima puntata di A Tambur Battente Show. Alle 23 l'appuntamento con l'oroscopo in compagnia di Alessio. È tutto per questa edizione del nostro TG, grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.